ancora il cross e c'è il gol di Cavagno che riapre la partita. Attenzione a Palacio che punta all'area, Palacio dentro per Milito, Milito! Diego Milito da Rodrigo Palacio, 2-0 per l'Inter, ottavo minuto del secondo tempo. Perez lo mette dentro, palla molto alta, stacca Vero, palla che resta lì e gol di Gabbiadini che non esulta ma segna un gol pesantissimo per il Bologna. Palla dentro, il gol del Bologna che accorcia le distanze con Cherubin, 13° minuto. Attenzione, palla buona per Reginaldo, Reginaldo! E c'è il gol del Siena, improvviso. Gabbiadini che è in posizione regolare, in mezzo c'è Diamanti, palla dentro per Diamanti! E gol di Alessandro Diamanti dopo 18 secondi! Si butta in mezzo Valiani, la palla è per lui, Valiani, arriva Rosina, il tocco per Rosina e poi c'è il gol del Siena, 10 minuti del primo tempo e la Siena in vantaggio. Paci, ancora Vergassola che può avanzare, taglio di Seduardo, palla per Calaiò, Calaiò carica al sinistro, Calaiò la deviazione e il Siena in vantaggio. Sianino mette fuori, si coordina Cigarini, la conclusione, gol! Cigarini sblocca la partita. Palla che passa, poi arriva Pizarro, finta il tiro, limite dell'area, ancora una finta di Pizarro, la conclusione, gol! Di Pizarro che rimedia in un colpo solo agli errori di poco fa. Depay. Dall'altra parte per Fekir che manca l'aggancio, lo trova Cornet, Cornet carica al sinistro! E Leone in vantaggio al 10° minuto con un gran gol di Maxwell Cornet. Palacio, il tocco per Nagatomo, posizione regolare Nagatomo, dentro Icardi! Mauro Icardi! Fuori per Nainggolan che ha un gran destro, la conclusione deviata e c'è il pareggio del Cagliari! Palla dentro e posizione regolare Zaza, prova a dare la conclusione e gol di Zaza, il pareggio improvviso del Sassuolo.